palla giocata a due ora Gaines Spencer, che conferma le difficoltà nel trattare il pallone. In qualche modo si riesce a venire fuori con una grandissima giocata di AJ Packer. Dopo la prima tripla prendi e spara, granata a bersaglio incendiando anche il Dom. Ora torna nella media stagionale, mentre di qui Mattia Udom dà un saggio della propria potenza. 10 sul cronometro di tiro, 25 da giocare. Bartley accenna la tripla, prova ad andare dentro con un sottomano rovesciato. Mamma mia, che giocata di Frank Bartley, signori. Schiaffeggia appena il ferro, nuova lotta a rimbalzo, vinta ancora da Trieste, che va dentro con Skylar Spencer, che riesce a controllare. Altro blocco di Atkins, Forrai forza la tripla all'ultimo secondo dei 24, pasticciano a rimbalzo Bartley e AJ Packer. Andrà anche in lunetta col potenziale gioco da tre punti. Danza sulla linea di metà campo rischiando tantissimo, poi si difende. A suonare nuovamente la riscossa per Trento, si infila un po' in un vicolo cieco. Ora Atkins Davis, differenza di centimetri abissale, chiude tardi Spencer, Forrai moment, punisce l'argentino con Ruzier che la porta di là. Bartley esce per un attimo in aiuto Atkins, Bartley in allontanamento va a realizzare un canestro, cerca di trovare un po' di spazio. Ruzier dentro per Skylar Spencer, come una lama nel burro Skylar Spencer, il passaggio di Michele Ruzier. Partita non bella dal punto di vista qualitativo, ma sempre aperta ad ogni possibilità. Ruzier vuole alzare per Skylar Spencer, alley-oop spettacolo, tosta a 360 gradi. Mentre a proposito di giocate toste, partita non bella dal punto di vista qualitativo, ma sempre aperta ad ogni possibilità. Ruzier vuole alzare per Skylar Spencer, alley-oop spettacolo. Flaccadori accenna la tripla, cambio difensivo, accetta Packer, faccia a faccia con il play trentino che va dentro con una serie di esitazioni, con una classe cristallina. Circolazione perimetrale, lo schiacciato di Atkins, ancora Toto Forrai prova ad esplorare il pitturato triestino ed eccola. E ora chiaramente non c'è più tempo per Trento, che può riprovarci con Darion Atkins, che non trova nemmeno il ferro su questa tripla. Vittoria doveva essere per Trieste.